dai 6 agli 8-9 anni un'altra fase, un altro piano di sviluppo, direbbe Maria Montessori, un altro piano di sviluppo che vede, prima lo diceva nell'introduzione, vede un'attenzione grande, un interesse grande per tutto ciò che è morale, dico morale, cioè i bambini capaci ormai di dare un giudizio e si interrogano che cosa è giusto, che cosa non è giusto, e sono dei giudici molto rigorosi, perché ieri me l'hai permesso e oggi no, perché a lui sì e all'altro no. Il bambino sta costruendo proprio intorno ai 6-7 anni la sua capacità di dare di giudizio, di giudicare, di formarsi una coscienza morale ed etica. E allora ecco che è a questa età che scopre, perché scopre lui, che certamente il buon pastore chiama le sue pecore, le conosce per nome, cammina davanti a loro e parla. Il bambino piccolo non si interessa che cosa dirà il pastore alle sue pecore mentre cammina davanti. Il bambino piccolo dice, le chiama. Abbiamo visto come si fermano su questo fatto, le chiama per nome. Bambino più grande, 8-9 anni, cammina davanti, parla con loro, indica la strada. Il pastore cammina davanti per indicare la strada e in questo camminare e parlare dà dei consigli, consigli preziosi. Quali sono i consigli preziosi che Dio dà? Perdonerai, non dico 7 volte, ma 70 volte 7. Amate i vostri nemici, quando vuoi pregare entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, dà a chi ti domanda, non voltare le spalle a chi ti chiede in prestito, quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te, le massime, i consigli. Con i bambini parliamo di consigli preziosi. Il più grande, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, se ce l'ha detto, vuol dire che è possibile, se ascoltiamo, se seguiamo. E allora ecco che è in questa età che quella voce del pastore che per 3-4 anni, quando ero più piccolo, ho imparato ad amare perché mi conosce per nome, perché mi chiama. Adesso è una voce che mi indica anche la strada e la faccio perché lo sappiamo tutti, se amo qualcuno può chiedermi qualunque cosa, la faccio. Quel seguire quei consigli perché so chi me li dice, so chi me li dà, è qualcuno che non solo mi conosce ma mi comunica la sua vita. La Gesù vera vite comunica a tutti i tralci la sua linfa. Come vive una pianta? Con la linfa. La linfa scorre dappertutto. La linfa nella vera vite, che cos'è? È la vita di Gesù risorto. Lui è la vera vite. Che vita ha la vera vite? Ha la vita di Gesù risorto, e questa vita di Gesù risorto è quella che scorre in tutti i rami, in tutti i tralci. Allora ecco che la vita morale, i comandamenti, le prescrizioni, i consigli diventano una indicazione che mi arriva da quella voce che ho imparato a seguire. Quella voce di cui mi fido completamente. Qui c'è un disegno bellissimo. Un bambino di 8 anni ha disegnato una vera vite, che insomma ci vuole un po' di fatica per riconoscerla, però ci stanno grappoli di uva attaccati e quindi va bene così. È una vite. E c'è il vignaiolo accanto.
E il vignaiolo che cosa dice? Ti accudirò per sempre. Accudirò, un verbo molto poco usato, ma forse un verbo che, se qualche bambino l'ha sentito, l'avrà sentito in relazione a bambini piccoli. Accudisco, un verbo che esprime un aiuto, una protezione, una vicinanza. Questo bambino di 8 anni ha disegnato il vignaiolo che si rivolge a tutta la vera vite e dice: ti accudirò per sempre. Fiducia. E ancora un altro bambino, questo più grande, aveva 9 anni, aveva già celebrato i sacramenti, la comunione, la confessione, ha voluto fare un disegno sui sacramenti ricevuti. Al centro ci ha messo l'Eucarestia, il disegno di un sacerdote che dice il corpo di Cristo e il disegno di lui che dice Amen. La confessione, la riconciliazione, un sacerdote che fa questo gesto, perché non c'è sacramento senza il gesto dell'epiclesi, non c'è sacramento senza il gesto del dono dello Spirito. E nel sacramento della riconciliazione il sacerdote fa questo gesto su ognuno di noi e gli dice: Daniele, questo bambino si chiamava Daniele, Daniele, io ti faccio scendere lo Spirito Santo, colorato in giallo, che ti darà forza. Che cos'è il sacramento della riconciliazione? È una preghiera. Andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere che cosa? Andiamo a chiedere aiuto, perché mi accorgo che nel mio tralcio la linfa non scorre tanto bene, che nel mio tralcio c'è qualche ostacolo, e quel consiglio amate i vostri nemici, e io quello non sempre, non ci riesco, non ce la faccio. Ecco che cos'è il peccato. Il peccato è non ce la faccio. Non ci riesco, non sono capace. Il peccato, quando Gesù ha voluto aiutarci a capire cos'è il peccato, lo ha identificato a una paralisi. Il miracolo del paralitico di Cafarnao. Ti sono perdonati i tuoi peccati. Ma come può quest'uomo perdonare i peccati? Perché voi sappiate che posso. Io ti dico, prendi il tuo lettuccio e guarisce. Il peccato è una paralisi, è non potere, non ce la faccio, non sono capace. È attraverso la parabola della vera vite che noi aiutiamo i bambini a entrare in questa debolezza. Non ce la facciamo. Era un consiglio così prezioso. I consigli sono, prima di tutto mi devo innamorare di quei consigli. Se non mi innamoro di quei consigli, non sento la necessità di essere aiutata a eseguirli. Se non mi piace, se non vedo che guadagno c'è a non vantarmi, non suonare la tromba davanti a te, che devo fare? Ma se so da quale voce mi arrivano, che seguendoli la linfa nel tralcio scorre abbondante, quei frutti diventano belli. Nella parabola della vera vite, quando la presentiamo ai bambini, solo un elemento diciamo prima di leggerla, nient'altro. È una parabola, Gesù l'ha lasciata all'ultimo, l'ha voluta annunciare durante l'ultima cena, una parabola preziosa. In questa parabola c'è un termine che si ripete 10 volte. Allora l'ascoltiamo e vediamo se lo troviamo. Questo termine che si ripete 10 volte è il verbo rimanere. C'è anche un altro termine che ricorre, fare frutto. Ma il rapporto è 10 a 5. 5 volte fare frutto, 10 volte rimanere. Che cosa è più importante?
per un tralcio, rimanere. Se rimane, è chiaro che porta frutto. Ma tutta la cura del vignaiolo è che il tralcio rimanga, che venga potato. E nel Vangelo, che purtroppo le traduzioni cambiano il termine, il Vangelo dice: voi siete già potati in virtù della parola che vi ho annunciato. È la parola che pota, è la parola che aiuta a togliere tutto ciò che può rovinare quel frutto. E allora ecco questo bambino che ha capito, che ha compreso, ha vissuto che la riconciliazione, io ti mando il mio spirito che ti darà forza, poi ha disegnato il battesimo. E il battesimo è un disegno tutto diverso. Non ci sono più il sacerdote, il bambino, ma c'è il cero pasquale. Il cero pasquale alto e la candela del battesimo, dove c'è scritto Daniele. E il cero pasquale parla e dice: caro mio tralcio, ti do la mia vita. Il battesimo per Daniele è questo: caro mio tralcio, ti do la mia vita. Ma a questa età c'è un altro grande tema che noi, nel quale introduciamo il bambino, la storia. Bambino di 6, 7, 8 anni comincia ad avere abbastanza forte il senso del tempo, di un prima, di un oggi, di un domani, un tempo che a volte è così ampio che può produrre timore. Io mi trovo dentro, a parte il tempo nessuno di noi lo sa definire, già lo diceva Sant'Agostino, so che cos'è ma non so dire. Ecco. E noi come aiutiamo il bambino a entrare nel mistero del tempo? Un altro materiale per questa età, materiale, una fettuccia, un grogren, una fettuccia sfrangiata, non sappiamo quando è iniziato il tempo. Gli scienziati lavorano, studiano per comprenderlo e possono arrivare a certe distanze. Qui in questa fettuccia, che è lunga 50 metri e che srotoliamo sempre dritta. Ricordo una volta stavo in Messico, in un bel ampio spazio con i bambini, l'abbiamo tutta srotolata, la gente per la strada guardava, 50 metri, di colore diverso, la prima parte scura, la vita inorganica, si formano le rocce, la terra, i pianeti, poi inizia questo colore beige, la vita organica, prima le piante, poi gli animali, poi a circa 50 metri, a circa 30 centimetri dalla fine, un disegnino ricamato da Gianna, un essere umano, una forma umana. Tutto questo tempo lunghissimo compare l'uomo, 30 centimetri dalla fine. Capiamo benissimo che quando poi, l'anno dopo, cominciamo con i bambini a parlare della storia della salvezza e quindi leggiamo il primo capitolo della Genesi, non c'è assolutamente bisogno di far capire che è un racconto, che non è una storia, perché Dio non ha creato in 7 giorni il mondo. Basta pensare alla fettuccia su cui hanno lavorato tanto. Il tempo. Ma che cosa ha di prezioso questo tempo? Il tempo è abitato da una presenza. Dio ha cominciato a creare e ha lavorato tutto questo.
questo tempo ha lavorato senza di noi, ma pensava a noi. Pensava le rocce, il mare, le piante, gli animali. Pensava tutto questo per chi? Per noi. E poi, ecco, quindi il tempo, abitato da una presenza, noi non c'eravamo, ma nella sua mente c'eravamo. 50, dovrebbe essere ancora di più, ma insomma 50 metri in cui Dio lavorava da solo. Non aveva, dirà il profeta, non c'era nessun consigliere a dargli consiglio, e pensava a noi. E allora questo materiale così straordinario aiuta a generare stupore. Lo stupore nella vita di fede, se non c'è stupore non c'è crescita nella fede. Se non ci stupiamo non cresciamo. Stupore e gratitudine. C'è bisogno di dire cosa significa la gratitudine nel rapporto con Dio. Quindi la storia. Poi dagli 8 ai 10, 11 anni, questa storia che si allarga, diventa un progetto di comunione. Non solo pensava a me, ha creato tutto per me, ma questo io sono un io che vive con una comunità, una società, un mondo umano. E allora c'è un'altra striscia, Maria Montessori la storia la faceva con le strisce, perché ci danno il tempo non circolare, non ciclico, ma lungo, verso un fine, perché la storia finisce, non finisce, ma domani che succede? Domani che succede? La striscia finisce con oggi, ci sono due filini, ogni filino sono 1000 anni, nel Grogrel, ogni filino 1000 anni. Al termine ci sono due filini, cambia il colore, non è più beige, la vita organica, giallo, la vita di Gesù risorto. 2000 anni fa, la vita di Gesù risorto nella storia, perché Gesù risorge nella storia. E quindi è nella storia che adesso è entrata una vita nuova. Prima c'era la vita inorganica, poi è arrivata quella vegetale, animale, umana, Gesù risorto. E da domani, pagina bianca. Non sappiamo cosa succederà domani. È come un libro che ha una pagina bianca. Una pagina bianca. Anche qui non sappiamo bene quando si concluderà. Ma in questa pagina bianca continuerà a essere presente Dio? Certo che continua a essere presente Dio. Continueremo noi e lavoreremo insieme. Ecco, la storia, progetto di comunione. A questa età, 8, 10, 11 anni, inizia il bambino che si sente capace di contribuire. Comincia a sentirsi capace di contribuire alla storia, di avere un suo posto, di fare, di aiutare il progresso della storia, ma è qualcosa che farà lui, ognuno di noi, insieme con Dio, e Dio insieme con noi, fino al fine, e annunciamo la parusia, Dio tutto in tutte le cose. La scoperta della parusia è un'altra realtà che rimane per sempre nel bambino, rimane per sempre. I bambini parlano di parusia come qualcosa di molto, molto, molto conosciuto. Sappiamo cosa ci aspetta. Non ci sarà più né pianto, né lutto, né affanno. La morte sarà vinta per sempre. Creerò nuovi cieli e nuova terra. Tutte le profezie scatologiche le annunciamo ai bambini a questa età e sono così aiutati a che cosa?
cosa aiuta la parusia? La speranza. La storia non va così verso un fine che non sappiamo, ma va verso un fine che Dio ci indica quale sarà. Allora, ecco, il lavoro sulla storia, dal globale, la fettuccia ai 50 metri, al particolare. Adesso questa striscia riguarda quei 30 centimetri da quando compare l'uomo. Da quando compare l'uomo fino alla parusia. Ci sono i popoli. Ecco, la dignità e il godimento del collaborare. Quella relazione che prima era tutta personale, la pecorella e il buon pastore, che diventa più comunitaria, i tralci, la stessa linfa in tutti i tralci. Adesso diventa una relazione che mi chiede un'attività, un lavoro, una collaborazione nel portare avanti lo stesso progetto di Dio. E allora ecco che per parlare di progetto di Dio devo parlare della storia della salvezza. E qui le grandi tappe ce le hanno indicate i padri della Chiesa, Agostino, Crisostomo, Cirillo. Come si annunciava la Bibbia, la storia della salvezza nei primi secoli cristiani? Non si poteva, nessuno poteva chiedere a un catecumeno, devi conoscere tutta la Bibbia. Però alcune tappe. Creazione, il peccato, il diluvio, Abramo, Mosè, i profeti. E queste tappe le meditiamo con i bambini in chiave tipologica. La tipologia è la grande maestra dell'interpretazione scritturistica. La tipologia che fa vedere come nessun fatto è chiuso in se stesso. Tutto è continuato. Arriva fino alla parusia, ecco, Esodo, oggi, nell'attesa della parusia. Non possiamo fermarci su questo, però è un lavoro grande che facciamo con i bambini, 8, 9, 10 anni. E allora anche sulle massime, e qui è un... E la liturgia a questo punto diventa il messale. Il messale... Qui da piccoli sono le parole, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, l'acqua unita al vino, manda il tuo spirito per Cristo, con Cristo e in Cristo. E poi la pace, i gesti fondamentali. A questa età questi gesti vengono tutti ripresi nell'ordine, nella successione della liturgia della messa. E allora un altro materiale, il messale, con liturgia della parola, preparazione, preghiera eucaristica, comunione. I testi li stiamo tutti cambiando perché le preghiere sono cambiate e tutti i cartoncini devono essere riscritti, perché i bambini si... Poi potete magari venire qui a vederlo, si copiano scritti in corsivo. Tutta la scrittura della catechesi del buon pastore è tutta in corsivo. Cominciamo a sentire da varie parti quanto è importante il corsivo. Il corsivo è mezzo di espressione. Come scrivo io in corsivo non scrive nessun altro. Come scrivo io in stampatello, scrivete tutti voi uguali. Togliendo il corsivo noi impediamo un mezzo di trasmissione, di espressione. E allora i bambini arrivano, gli stanno copiando il messale, che si copiano il loro messale intero. E ancora, e adesso siamo verso la fine... Caratteristiche dell'età 11-14 anni, è una catechesi che arriva, abbiamo detto, fino all'adolescenza. Che cosa dice questa età? È una rinascita, così ne parla Maria Montessori. Si nasce come neonato sociale. Rinascita perché a questa età si rinasce a livello
neonato ma sociale, è il rapporto orizzontale, gli altri, i compagni, gli amici, che diventano fondamentali nella relazione. A questa età è una rinascita, si raggiungono livelli di astrazione che favoriscono capacità di riflessione. Occorre rispondere in modo diretto, però sempre facendo partecipare alla ricerca. Si diceva le risposte, prima abbiamo sentito, no? Le grandi domande e le risposte. Ma la risposta non la può dare l'adulto. La risposta, l'adulto deve aiutare il bambino a trovare la risposta. Gli devo presentare gli strumenti attraverso i quali trovare la risposta. Nell'ambito religioso gli strumenti sono una parola di Dio. E allora è lì dove il bambino trova la risposta. Certamente il catechista che conosce quelle particolari esigenze in quell'età annuncerà della parola di Dio soprattutto alcuni temi, alcune pagine che non... Sofia e Gianna, quando hanno iniziato, scusate, torno proprio all'inizio, non sapevano nulla di quello che avrebbero fatto. Hanno provato con una parabola, con un'altra. Hanno visto questa parabola, i bambini ci ritornano, la disegnano, quell'altra sta lì abbandonata. Sono stati i bambini che hanno indicato il programma. Chiamiamo programma, parola che non ci piace perché sembra scuola, la catechesi non è scuola, perché il catechista non è maestro. Guai al catechista che si fa maestro. Nessuno di voi si faccia chiamare maestro. E se un bambino mi chiama maestra, perché all'inizio sono abituati, io gli dico: no, io sono Francesca. Poi lo guardo e gli dico: però sai, qui c'è un maestro, è Gesù. E lo ascoltiamo tu e io. Allora, ecco, occorre rispondere facendoli partecipare alla ricerca. Le risposte le trovano loro, sono quelle che nella loro età, per le loro esigenze, per le loro capacità, trovano nella scrittura, con l'aiuto del catechista che, conoscendo le specificità di ogni età, può offrire quell'aiuto di discernimento dei testi biblici, degli elementi che rispondono. Esigenze sociali ed etiche nuove, qui sappiamo, forse più conosciuto da tutti, l'adolescente, e quindi, ecco, non mi ci fermo troppo, però una nuova scoperta della relazione con Dio. Qual è questa scoperta nuova che l'adolescente fa? Una relazione che nella Bibbia è fondamentale tanto quanto quella del pastore, della vite. Nella Bibbia Dio si presenta attraverso i profeti, attraverso tantissimi testi, addirittura un libro intero si presenta come sposo. La relazione sponsale, la relazione nuziale è la nuova relazione che l'adolescente scopre con Dio. Può sorprenderci. I ragazzi sono sorpresi. Come? Sposo. Andiamo a vedere. Sono abituati i nostri ragazzi da piccolissimi che bisogna sempre andare un po' a scavare dietro alle parole, dietro alle immagini. Gesù non è un pastore, io non sono una pecorella. Allora, cosa significa la relazione sponsale? È una relazione che si sceglie. Ecco, fondamentale per l'adolescente. La scelgo. È un invito e io sono chiamata a dire sì o dire no. La scelgo. E poi che cosa comporta una relazione sponsale? Comporta che una coppia si interessa delle stesse cose, si preoccupa delle stesse cose, mette in comune tutto un vissuto e una prospettiva.
Dio. Siamo chiamati a vivere questa relazione. E c'è una parabola che risponde esattamente a questo momento. Una parabola che i bambini conoscono già da piccoli, ma in un'altra prospettiva. Non ci si fermano. La parabola delle 10 vergini. Ecco lo sposo andato in incontro al bambino di 6-7 anni, è un'immagine, lo sposo, non si fermano più di tanto. A questa età che la parabola diventa estremamente significativa. Tutte sonnecchiano. L'adolescente vive questa esperienza, che tutto ciò che ha vissuto prima è come dimenticato. È messo da parte, c'è come un sonno, e poi improvvisamente una voce: ecco lo sposo, andate di incontro. E lì di nuovo una nuova conoscenza. È una parabola molto importante per questa età. E altro testo fondamentale, il testo di Isaia, Isaia 10 e 11, il germoglio di Jesse, su cui si posa lo spirito. Ecco, è l'età anche in cui ci prepariamo per il sacramento della confermazione e quindi il dono dello spirito. Cosa sceglie lo spirito? Perché in questo testo ci stanno due immagini: una foresta che crolla e un germoglio che nasce. Una foresta che crolla, impossibile non rendersene conto. Che chiasso, che cosa straordinaria, il Libano, gli alberi più grandi che crollano. Ma mentre questa foresta crolla c'è un germoglio. Chi se ne accorge di un germoglio che cresce? Quasi impossibile. Ma Dio sceglie le cose piccole per fare le cose grandi, perché quel germoglio, alla conclusione del testo di Isaia, diventa un vessillo. Ecco, tutta una grande riflessione per i 2 anni, di solito 2 o 3 anni, in cui i ragazzi sono aiutati a entrare in questa nuova fase. Il materiale non c'è più in questa fase, c'è solo Bibbia e rituale, non c'è più materiale mobile, c'è solo la Bibbia e il rituale liturgico, e c'è esperienze, qui entrano le esperienze in modo più rapido, più chiaro. È un'altra età, ma è un'età che si costruisce, cresce su quelle basi che ci hanno fatto arrivare a questo. E qui c'è, ecco, le 10 vergini, e qui, e finisco, la messa celebrata da cresimati. C'è un'altra modalità di partecipare all'Eucarestia. Da cresimati, quell'elemento, quel gesto dell'offerta per Cristo, con Cristo, in Cristo, che per i piccoli è grazie, gli diciamo grazie. Poi gli offriamo anche noi stessi, in Gesù, con Gesù, per Gesù, i nostri frutti. Qui è un'offerta da sacerdoti, re. Il prefazio crismale è preghiera fondamentale: sacerdoti, re, profeti, martiri, fino al martirio. E allora un cresimato partecipa alla celebrazione eucaristica in un modo tutto nuovo. Bene, ho preso tantissimo tempo, mi dispiace, però ho voluto darvi la visione completa.